Cosa Expo per 4 anni e per noi motivo di orgoglio. L'associazione De Gusto Salento, che è l'associazione che organizza questo evento, è un'associazione che comunque ha sempre creduto nel vino rosato, nel negramaro, quindi per noi è motivo di orgoglio tornare al Castello Carlo V con questa quarta edizione. È meraviglioso che Italia del Sud crede fortemente ai vini rosati, anche perché il turismo ha bisogno di vini delicati, leggeri, ma anche che rappresentano il territorio. Al di là del posto che è meraviglioso, che è il palazzo, il castello, che è dove c'è questo evento, ma anche la presidentessa è stata brava per portare non solo vini italiani, ma anche vini che vengono dall'estero, vini rosati e vini di colore rosato. Questo è un evento di promozione turistica, ecco perché noi abbiamo detto sì all'utilizzo di uno dei monumenti più importanti della città, ad un evento così straordinario che porta qui non solo gli espositori, non solo i visitatori, ma anche i giornalisti diciamo, specializzati in questo settore, che non possono far altro che scrivere delle bellezze della nostra città. La Sespo rappresenta un momento molto importante per l'affermazione del vino rosato e noi ne abbiamo bisogno perché siamo una delle terre con maggiore vocazione e affermare il vino rosato per noi è affermare la nostra cultura, identità enologica. Bisogna insistere, continuare su questa strada, raffrontarsi con altri mondi, perché dal raffronto e dal confronto verranno fuori sicuramente delle intuizioni maggiori, e insistere. È un momento importante intanto di riflessione sui rosati, di ricerca, di confronto, di approfondimento, di degustazione. Direi che è qualcosa che mancava. Rosespo è qualcosa di molto importante. Io che ho avuto il piacere, l'onore di frequentarlo sistematicamente, devo dire di aver imparato molto attraverso questi momenti, di aver apprezzato maggiormente e più in profondità il mondo dei rosati, di avere avuto delle opportunità uniche anche di esperienza di degustazione. Quando ci è arrivato l'invito ovviamente abbiamo accettato, perché la manifestazione di grandissimo spessore poteva dare questa bellissima vetrina ai nostri ragazzi che sono stilisti emergenti tutti del territorio, quindi appunto il wine con il fashion si sposano veramente in maniera perfetta.